Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Amen, grazie. Allora, intanto Dio ti benedica. Dove sei, in qualsiasi parte del mondo, qualsiasi momento o frangente della tua vita ti trovi, ricorda questo, non è un caso che siamo insieme e non è neanche un caso quello che sto per dire. È stato il fratello Cataldo mi ha contattato, mi ha chiesto questa mattina se avevo tempo, possibilità. Ho detto subito di sì, ma è stato difficile questa volta. Altre volte ero il messaggio quasi istantaneamente, no? Oppure c'era un pensiero ancora prima di quello della richiesta del fratello Cataldo del tempo. Ho combattuto, si dice. C'è un argomento però che è venuto fuori all'improvviso, proprio e credo con tutto il cuore che è per noi presenti, che poi avremo modo di sentirlo avanti nel tempo, ma i presenti devono dare un giusto peso a questa predicazione. Non è una meditazione, è una predicazione. Perché predicazione? Perché quando si predica è esattamente quello che c'è nel cuore di Dio per questo momento, non per domani, non per ieri, ma per questo momento. E il titolo, se posso dare un titolo, è separarsi da tutto per essere come Dio ci vuole e come ci vuole Dio, tutto per Lui, interamente per Lui. Io non so se hai incontrato Gesù, non sto parlando di religione. La religione è sempre una modalità, queste religioni, alcune non vere, altre che cercano il bene, ma poi dietro non è che si sa. Allora, prima di iniziare, se tu non hai mai fatto una preghiera di salvezza, io vorrei suggerirtela. Non sono le mie parole, ma è quello che tu dici in questo momento. Se tu necessiti, se tu stai cercando, se tu sei così intelligente a dire che la vita non può essere solo questa qua, ci deve essere qualcosa di differente. Bene, il differente, l'unica cosa differente è il Signore Gesù. Chi è il figliolo ha la vita, non chi ha la religione. Chi è il figliolo ha la vita. E Gesù vuole veramente, realmente bussare alla porta del tuo cuore, sentire tu che gli apri il tuo cuore invitandolo: ho bisogno di te, non ce la faccio più, ho provato tutto, ho sbattuto la faccia dappertutto, ho bisogno di te. E lo sapete, la preghiera più bella, due parole: sono un peccatore, scusate, due frasi, salvami. Quattro parole, due frasi: sono un peccatore, salvami. E se lo dici con tutto il cuore, con il cuore, sinceramente, Gesù è lì vicino a te. E io devo iniziare a condividere questa predicazione in questa sera proprio con questa intenzionalità. Dio vuole tutta la tua vita, tutta. Il tuo cuore, la tua mente, i tuoi occhi, le tue orecchie, la tua famiglia, la tua vita. Dio vuole tutto, non si accontenta di un pezzettino del tuo tempo, la domenica oppure vado a destra, a manca, no, Dio vuole tutto. E come si può dargli il tutto? Quando io capisco che la mia vita, se sono vivo qui fino a questo momento, è tutto per Lui. Allora, quattro divisioni, quattro pensieri, quattro suddivisioni. Uno, il separarsi da tutto è un comando che Dio dà dall'inizio. Due, che cosa dice Gesù a proposito? Tre, io devo scegliere. Quattro, c'è una promessa, ci sono delle promesse per chi obbedisce. Allora, ha invocato Gesù, ha invocato il suo sangue, Lui è vicino a te, non importa dove, ma ricordati che se tu l'hai detto con tutto il cuore, anche se fossi
alle porte dell'inferno, Gesù è pronto a salvarti. Ma tu non sei in che situazione? Non mi interessa, perché io so che chi sta parlando in questo momento al tuo cuore non sono le mie parole, ma è Lui stesso che ti vuole prendere e darti questa vita, vita abbondante. Allora, primo pensiero, Dio l'ha ordinato dall'inizio. Io voglio te, Adamo, ti voglio interamente. Eva, devi essere tutta per me. E va avanti nella storia. Persone hanno risposto affermativamente, altre persone no, altre persone hanno cercato di fare i furbetti, no? Mettendo insieme il sacro e il profano. Ma Dio non può essere, Dio non è in queste forme così astute. Dio vuole tutto il tuo cuore. Molte volte nei profeti ci dice questo, perché il profeta parla ancora oggi. Se tu mi cercherai con tutto il tuo cuore, io mi lascerò trovare. E qual è quest'ordine che Dio fa? In 2 Corinzi 6,17 Dio dice: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. La prima decisione è quella che abbiamo fatto un attimo fa. Se tu non l'hai fatto, io spero che tu l'abbia fatto con il cuore. Sono un peccatore, sono una peccatrice, salvami. Lui lo fa e vuole tenerti tutto sempre vicino a Lui. Ecco perché dice a me, dice a chi ha orecchio, uscite di mezzo a loro. A chi? Da chi? Da cosa? Da qualsiasi forma religiosa che esiste sulla terra. Dio non è nella religione. Dio è Dio. L'uomo cerca un mezzo per arrivare a Dio, dimenticandosi che l'unico modo per arrivare a Dio è il Signore Gesù. Gesù ha compiuto l'opera gloriosa sulla croce. Gesù ha preso il mio peccato, il peccato di tutti quanti noi, il peccato di miliardi di persone, e Lui è diventato peccato. Per che cosa? Perché? Per farci la giustizia di Dio. Solo questo sacrificio, solo questo tipo di sacrificio poteva riappacificare l'uomo a Dio attraverso il Signore Gesù. Uscite di mezzo, esci dalla confusione, da tutto quello che sminuisce Dio, da tutto quello che lo rende un pupazzo. Io, quello che dà la carica alla terra, la lascia là, perché no, Dio è vicino a chiunque sente la necessità. Dio è vicino a chi sta soffrendo in questo momento. Dio è vicino a colui che sta nel letto della malattia, qualsiasi malattia, Dio gli è vicino. E Dio ha guarito alla croce. Quando Gesù ha detto è compiuto, tutto è stato compiuto. E tutto quello che rende confusione, Dio in questa sera ti sta dicendo: esci fuori, non toccare nulla di impuro, nulla di sporco. La tua mente com'è? Formula pensieri sporchi? Esci da quella mente. Signore, ho bisogno del tuo sangue qui a livello di mente. Gli occhi vedono cose confusionarie. Signore, ho bisogno della tua vista. Allora, colui che ci comanda di separarci e di uscire, di non avere nulla di immondo, è il Signore. Ma va avanti, Romani 12,2 mi dice questo: non conformatevi a questo secolo, non vivete così bene in questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Dio vuole dirti che c'è una strada sola, che non devi andare a zigzag, chissà oggi qua, domani dall'altra parte. No,
che come avviene questo cambio? Se tu hai invocato Gesù come tuo Signore e Salvatore e resti in Lui, resti nella sua persona, nella sua presenza, e non vuoi più tutto quello che c'è intorno, Lui vuole aiutarti ad avere questa trasformazione, questo rinnovamento della nostra mente. Perché quando la mente è allertata, si capisce la volontà di Dio qual è. E la volontà di Dio, lo dicono questi tre aggettivi, è una volontà buona. Dio è per il tuo bene. Dio vuole il tuo bene. È una volontà gradita che ti deve appagare, che deve rendere la tua vita facile da vivere in questo contesto così orrendo intorno a noi, ed è una volontà perfetta. Lui sa tutto di te e vuole darti il tutto per vivere questa gloriosa perfezione. Il terzo versetto lo scrive l'apostolo Giovanni, primo Giovanni 2, 15 e 16, che dice questo: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, il versetto seguente, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. Ecco, noi dobbiamo separarci da questa obbrobriosa realtà. Lo rileggo, tre frasi: la concupiscenza della carne, mi piace quella donna, la voglio, sono sposato, non importa, sfascio il mio matrimonio perché quella donna ha pagato la concupiscenza degli occhi. Ah, che bella donna! Se sei sposato, la donna più bella deve essere tua moglie, e se sei sposato uomo, e se sei sposata donna, la parte più bella deve essere tuo marito. La superbia della vita, guardate, dà fastidio in alcuni negozi sentire qualcuno che, o qualcuna, ultimamente in un negozio una donna, mamma mia, mi ha rattristato, ma è fresca questa mercanzia, e hai levato la tara dal... Attenzione, sei in un negozio, stai parlando con una commessa, molto gentile, tranquilla signora. La superbia, siamo tutti superbi, e quando uno è superbo fa una caduta tremenda, dice la parola di Dio. Allora Dio vuole questo, Dio vuole che io e te possiamo vivere in questo modo, non amando il mondo, né le cose del mondo. Che cosa sono le cose del mondo? Il potere acquisito, la ricchezza sfrenata, il lusso, il Dio vuole chi lo conosce, che deve essere appagato in Lui. Noi dobbiamo essere pieni di Lui per essere luce in questo mondo. E lo stesso Gesù ci dice la stessa cosa. Il versetto che sto per leggere, Matteo 6:24, Gesù dice questo, è Gesù che sta parlando: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Mammona è la figura della ricchezza. Non posso servire Dio e la ricchezza. La ricchezza deve essere il mio servo, sotto i miei piedi, non deve essere il mio padrone. Gabriele, vedi quella cosa, comprala, perché dopo comprata un attimo dura la bellezza o l'appagamento. Non è possibile servire due padroni, o Gesù o il mondo, perché il mondo è un padrone e ti vuole tutto quanto e vuole interamente la tua vita. Matteo 7:21, sempre Gesù che sta parlando, che dice: non chiunque mi dice Signore, Signore
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E noi sappiamo qual è la sua volontà, perché la Bibbia parla interamente della sua volontà, non parla della mia volontà, non parla di quello che voglio, di quello che desidero, no, io devo fare la sua volontà perché lui deve essere glorificato dalla mia obbedienza. E Matteo 10, 34, dal 34 al 40, è sempre Gesù che sta parlando, e sentite che dice, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Versetto 35. Che dice: perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre, la nuora contro sua suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me, il versetto seguente, non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Chi riceve voi, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. È tutto l'opposto del buonismo che si sente nella religione. Fai il bravo, mettiti seduto, alzati, canta, dai un segno di pace o fai questa cosa. Gesù è venuto a dare qualche cosa di completamente differente. E qual è? La sua verità. La sua verità che mi permette di amare anche chi mi vorrebbe calpestare. Non c'è la vendetta nel Signore, c'è solo l'obbedienza. Anche se seguendo Gesù tuo padre ti ha abbandonato, oppure tua, come dice qua, sono venuto a mettere spada, divisione, dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre. Se Gesù ti chiama, mi chiama a seguirlo, non ci sarà contentezza intorno, perché la stragrande maggioranza segue una religione. Facciamo questa cosa e poi ci rivediamo. No, Gesù ti vuole interamente, tutto il giorno, tutti i giorni. E l'ultimo versetto, Giovanni 15, dal 18 al 20, è scritto questo: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Versetto seguente: siccome non siete del mondo, ma io vi ho scelti in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Il versetto 20: ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Amico mio, fratello mio, sorella mia, dobbiamo iniziare a imparare a memoria la sua parola. Dobbiamo iniziare a memorizzare la sua parola, non come una spada. Io sono bravo e tu sei cattivo. No. Io sono bravo solo se sono in Cristo Gesù. Solo se penso con la sua mente posso parlare senza superbia a chi mi sta intorno. E lo Spirito Santo in questa sera ti sta dicendo: inizia a scegliere. Ebrei 11, 24, 26. Devi scegliere, non può scegliere il Signore o lo Spirito Santo per te. Io e te dobbiamo scegliere da che parte stare. E 11, 24 dice: per fede Mosè, diventato grande, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone. 25. Scegliendo,
preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio per godere per breve che godere per breve tempo i piaceri del mondo. Il 26, sfidando gli oltraggi di Cristo, ricchezza, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Fratello mio, sorella mia, c'è una ricompensa, dipende da come stai seguendo e servendo il Signore Gesù. La ricompensa non verrà mai data qua, c'è una questa corrente, no, che dobbiamo trionfare. Io posso trionfare anche quando sarò perseguitato, il mio petto sarà in fuori, perché sono reputato degno di servire il Signore anche nella difficoltà. E sono arrivato alla conclusione, c'è una promessa a chi obbedisce, e questa promessa è il Signore Gesù che ve la fa a chiunque crede in Lui. Marco 10, 29, 30 dice: e Gesù rispose: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo. Versetto seguente: il quale ora in questo tempo non ne riceva. Non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Possono toglierci tutto, ma l'unica cosa che non possono togliermi è il Signore Gesù. Preferisco avere il Signore Gesù che tutto quanto, pensando nella modalità del mondo. Secondo Corinzi 6:18, è Dio che sta parlando: vi sarò per padre e voi mi sarete, sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. E l'ultimo versetto, vorrei soffermarmi sulla prima frase, che dice in Apocalisse 2:10: non temere quello che avrai da soffrire. Sta parlando ad una delle sette chiese, ma la promessa per me e per te è: non temere quello che avrai da soffrire. Seguire il Signore, servire il Signore, richiede tutta la nostra volontà. Ecco perché all'inizio dicevo: tutto vorrebbe rubare la nostra volontà. Un po' di pigrizia, ah no, non vado in chiesa, no, oggi non leggerò la Bibbia, no, attenzione, Dio ci vuole interamente, l'ho detto all'inizio e voglio terminare proprio con questa gloriosa realtà. Fratello, sorella, viviamo in questo momento in un contesto dove tutto è contro Cristo, il nostro Signore, e io voglio stare dalla sua parte. Attacchiamoci al Signore e voglio pregare per te. Non so dove stai, ma io so che la promessa che Dio fa è fatta a chiunque è disposto a dargli tutto se stesso. E io voglio pregare, Signore, in questa sera. Benedici chi mi seguirà nella meditazione, nella predicazione, ma quello che ho detto adesso ha a che fare con la vita di ciascuno che si fida e ha fiducia in te. Signore, che ciascuno di noi possa presentarsi volontariamente e darsi interamente alla tua volontà. Signore, io voglio servirti per vita e per morte. Io voglio seguirti per come vai seguito. Signore, tu non sei un intralcio, un optional. Tu sei il Dio creatore, tu sei il
Signore dei cieli e della terra, tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori, e in questo momento tu stai chiamando a noi a questo servizio di eccellenza nei tuoi riguardi. Insegna a ciascuno di noi di seguirti per come vai seguito. Tu non accetti un essere seguito secondo i nostri dettami o idee, no. Tu vuoi che ciascuno di noi ti segui e serva per quello che tu dici nella tua parola. Tutto il mio cuore, tu vuoi tutto il mio cuore. Resta con chiunque vuole servirti in questa maniera. E i segni, i prodigi e i miracoli accompagneranno quelli che ti seguiranno in quel modo, solo in quel modo, quando vedremo con gli occhi del nostro cuore che tu sei il Dio glorioso e l'autorità e la forza che tu ci hai messo è in noi, perché Cristo è in noi e noi dobbiamo essere in Cristo Gesù che è seduto nei luoghi celesti. Benedici la tua parola. Benedici chi è disposto ad obbedirti e a tutti gli altri, ti prego, come sei capace a benedire, sei capace anche a spaventare, perché tu sei un fuoco consumante che ci insegna a fare, a vivere con passione la gloriosa chiamata che tu hai fatto a ciascuno di noi. Benedico la tua chiesa, la tua sposa, nel nome di Gesù, nostro Signore. Amen. Dio ti benedica. E se domani mattina stai a Roma, 10:30, via del Grano 41, sentirai un pensiero, una predicazione alquanto differente. Ma ricorda che la parola di Dio è la sua completa verità. E noi predichiamo, dobbiamo predicare solo la sua parola. Dio ti benedica. Grazie, grazie, grazie. Alla prossima, Gabriele. Dio ti benedica. Intanto noi continuiamo con il prossimo fratello, credo che sia Stefano, già dietro la tenda. Pace, mi senti? Eccomi, pace. Bene, allora prosegui, ti seguiamo. Vai con calma e ci dici quello che il Signore ti ha messo nel cuore per noi. Dio ti benedica, ti seguiamo. Grazie, grazie. Quello che sentivo in cuore di condividere in questo tempo, in questa serata, ha a che fare con una residenza particolare, nel senso che molto spesso, anzi sempre, siamo abituati a considerare la scelta di una nuova residenza riferita ovviamente alla vita naturale, non a quella spirituale. Quindi diciamo che il titolo di questa meditazione, che ha a che fare con la residenza della nostra anima, dove abbiamo portato il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima a dimorare, può risultare un po' strana, ma se andiamo ad esaminare quello che la scrittura ci fa comprendere, la residenza della nostra anima, dove abbiamo portato a dimorare la nostra vita spirituale, ha un'importanza ben più grande di quella naturale. E pensavo a come ogni volta che, ad esempio, una coppia si forma e si sceglie, quindi si va alla ricerca del posto più idoneo, più adatto per fissare la propria residenza, necessariamente si deve tener conto di tutta una serie di parametri, di situazioni da vagliare, da esaminare. Si cerca il quartiere dove magari si sa che c'è maggiore tranquillità, dove magari c'è un buon servizio dei mezzi pubblici, dove non mancano uffici o supermercati, tutta una serie, diciamo, di elementi che contribuiscono a darci un quadro completo di quello che può essere, diciamo, confacente alle nostre necessità o meno. Bene, la scrittura ci mostra quanto sia importante per noi essere ancora più attenti alla residenza che scegliamo di
fissare per le nostre anime, per la nostra vita spirituale. Leggo inizio con la lettura di un versetto nel libro della Genesi, al capitolo 3, dal versetto 9. Qui ci troviamo praticamente a posteriori della disubbidienza del peccato di Adamo ed Eva, e Dio quindi scende per confrontarsi con le sue creature, con l'essere umano. E leggiamo questo breve dialogo che avviene tra Dio e Adamo. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?" Egli rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto." Ora, la cosa che salta agli occhi da questa lettura che abbiamo appena fatto è che Adamo non ha detto: "Eccomi, Signore, sono qui." In qualche modo ha voluto, come dire, rivelare la sua presenza in un modo naturale. Esce allo scoperto, no? E dice: "Eccomi qua, sono qui." Ma Adamo fa riferimento a qualcosa di ben più profondo. Gli dice: "Ho avuto paura, mi sono dovuto nascondere. Ho provato un disagio, mi sono trovato in una situazione difficile interiormente e quindi ho dovuto necessariamente nascondermi." Dio sapeva perfettamente dove fosse Adamo, sia fisicamente che spiritualmente, ma quello che è importante notare in questo versetto è che il Signore ci tiene perché Adamo stesso riesca a comprendere quanto la disubbidienza alla volontà di Dio, quanto il distacco dalla volontà di Dio, dai piani di Dio, avesse avuto una influenza così negativa sulla sua vita. Adamo per la prima volta prova un sentimento oggi più che mai così largamente diffuso. Adamo prova paura, qualcosa che gli era completamente estranea fino a quel momento, qualcosa che non apparteneva alla sua vita nel giardino dove il Signore li aveva posti, dove tutto era armonia, dove tutto era perfettamente ordine, dove tutto era piacevole. Adamo, in quel momento, dopo essersi distaccato dalla volontà di Dio, dopo aver disubbidito a quel comando fondamentalmente semplice che il Signore aveva rivolto alle loro vite, si ritrova a provare paura. E quindi ecco che inizia qualcosa di terribile per l'umanità. Si sottovaluta molto spesso quanto il peccato ormai sembra quasi un termine fuori luogo, un termine che non ha più ragione di esistere ai nostri tempi, no? Qualcosa di retrogrado che appartiene magari alle generazioni che ci hanno preceduto, ma la realtà dei danni del peccato sono quanto mai importanti da conoscere, perché se sappiamo cosa comporta per noi, per la nostra serenità, per la nostra pace, quanto sia dannoso separarci dal cuore di Dio, dalla sua volontà, allora credo che assumeremo un'attitudine più attenta, un comportamento più attento a quello che viviamo, a quello che fa parte della nostra vita, delle scelte quotidiane della nostra vita. E Adamo fa ancora questa dichiarazione al Signore: "Ero nudo", ma non è che questa nudità era apparsa così all'improvviso, no? Era la condizione nella quale fisicamente vivevano sia Adamo ed Eva senza alcun problema, ma questa nudità è molto più profonda, è la nudità dell'anima, è la nudità dell'essere spogliati di quella grazia, l'essere spogliati di quella pace, di quell'armonia che Dio aveva conferito loro nel momento in cui furono creati. E vedete, noi mettiamo molta attenzione a far sì che il luogo nel quale dimoriamo possa essere un luogo confortevole, possa essere
un luogo piacevole. Per il nostro corpo, facciamo di tutto perché possa trovarsi nell'agio più completo. Quindi, nelle nostre case cerchiamo di arredarle nel modo più rispondente alle nostre necessità. Scegliamo delle situazioni nelle quali possiamo avere il massimo comfort. Quindi facciamo la scelta di magari di materassi particolari, di reti particolari, ortopediche, perché il nostro corpo possa avere il miglior riposo, ma spesso ci rendiamo conto che tutto questo non è sufficiente perché il vero riposo possa essere la realtà della nostra vita. E quindi tante, troppe persone oggi, pur vivendo in case estremamente confortevoli, dove nulla manca perché si possa godere di un buon riposo, non riescono a darsi pace, non riescono a vivere serenamente la loro vita. C'è un consumo enorme di psicofarmaci, c'è un consumo enorme di sostanze chimiche alle quali si ricorre per trovare una serenità, un riposo, che purtroppo non è risolvibile attraverso la chimica, ma è risolvibile esclusivamente attraverso un rinnovamento della nostra mente, della nostra anima, del nostro cuore, perché finalmente possa godere di quella pace che sembra una chimera, sembra qualcosa che non è mai possibile raggiungere e che invece Dio mette a nostra completa disposizione. Se semplicemente facciamo un piccolo passo di fede verso di lui. E ancora una volta c'è un altro passaggio della scrittura che leggo in questo momento, nel primo libro dei Re, si sta parlando di Elia, un profeta molto che ha avuto un grosso impatto nella vita del popolo di Israele. Bene, Elia era stato usato da Dio per un miracolo incredibile, aveva dato dimostrazione della potenza di Dio, della gloria di Dio, segni molto evidenti erano apparsi a tutto il popolo mentre Elia offriva dei sacrifici a Dio, e ad un certo punto quest'uomo, a seguito di minacce di morte da parte dei re, della regina e del re di Israele, che l'avevano preso in odio sempre per ragioni spirituali, Elia si deprime, Elia si scoraggia, Elia ha paura e si allontana da quelli che erano i piani di Dio, da quello che era la volontà di Dio, scappa spaventato. E questo brano che andiamo a leggere in questo momento si riferisce proprio a questo particolare frangente della vita di questo profeta. È scritto: egli si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Che fai qui? Non ti ho mandato io in questa spelonca, non ti ho detto di allontanarti da quella che era il mio piano, il tuo percorso per la tua vita. Ed Elia, ecco che ancora una volta adduce, produce delle giustificazioni che hanno a che fare ancora una volta con la sua anima, con quello che stava provando in quel momento. Quindi aveva fissato la residenza della sua anima, del suo cuore in una spelonca perché spaventato, e arriva il Signore e gli dice: Elia, che stai facendo qui? Non è questo il posto che ho scelto per te. Elia si giustifica in questi termini, rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Ecco, quando
quando ci spostiamo, per mille motivi diversi. Gabriele prima ha parlato di una fermezza che siamo chiamati ad avere nelle vie di Dio, quindi a non allontanarci da quella che è la sua volontà, i suoi principi che Dio dà non per limitare la nostra vita, non per limitare la nostra libertà. Ecco, credo che questo sia estremamente importante da comprendere. Le persone credono che la religione sia una complicazione ulteriore alla loro vita, una limitazione della loro libertà. E in effetti questo è vero. Ma Dio non è una religione, Dio è una persona. E quando ci dà dei consigli, quando ci rivela la sua volontà, quando condivide i suoi piani per la nostra vita, non lo fa per limitarci, assolutamente, non lo fa per complicare la nostra esistenza, ma lo fa per tutt'altro motivo, per darci quella piena libertà, perché noi possiamo respirare veramente quella piena libertà, quella piena pace che da soli non riusciremo mai e poi mai a conquistare, ma che Dio è pronto a riversare sulle nostre vite. E quindi Elia ha questo sfogo, dice: se mi trovo qui non è per colpa mia, se mi trovo qui non è perché in qualche modo ho avuto paura e quindi la paura mi ha fatto scappare. No, non dipende da me, la colpa è del tuo popolo, la colpa è di quanti hanno si sono allontanati da te. Io sono stato mosso da questa gelosia per te, perché non ti hanno rispettato, hanno demolito i tuoi altari, hanno adorato degli idoli, e quindi tutto questo non ha a che fare con una mia responsabilità, ma con la responsabilità di altri che hanno in qualche modo condizionato le mie scelte. E poi Elia dice: sono rimasto io da solo. Sapete, a volte possiamo veramente cadere in un vittimismo che fa danni a noi e agli altri. Elia è caduto in questo tipo di attitudine, il vittimismo. Sono rimasto da solo, non c'è più nessuno. Ma non era la verità, perché il Signore gli dice che altre 7.000 anime non si erano contaminate, non si erano piegate davanti all'idolatria. Ma in quel momento Elia, spaventato, portando la sua anima, spiritualmente parlando, in questa spelonca di paura, in questa grotta di fallimento, di alienazione, di tutto quello che poteva in quel momento inquinare la sua vita, reagisce in questo modo. Questo è quello che lui avverte, questo è quello che lui percepisce, finché il Signore non lo chiama fuori e non gli restituisce quella visione, quella presenza, quella gloria che appartiene a Dio e che Dio vuole condividere con i suoi figli, con i suoi servitori. Ed Elia riprende il cammino nella giusta direzione. Ancora un altro passo, questa volta è Gesù, un sentimento che Gesù prova nei confronti del suo popolo, dei suoi contemporanei, quando percorreva appunto le città e i villaggi. Leggiamo: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Stanche e sfinite come pecore che non hanno un pastore, che non hanno una guida, che non hanno un rifugio, che non hanno qualcuno a cui potersi riferire. E Gesù prova una grande compassione, un grande amore, una grande tenerezza per queste folle. E queste folle sono le stesse folle che troviamo ai nostri giorni, folle di persone che non hanno una direzione chiara nella loro vita, folle di persone che sono stanche, sono sfinite, perché quando si vive lontani dall'armonia di Dio, dalla presenza di Dio, si collezionano fallimenti, delusioni, amarezze, una dietro l'altra. E la scrittura non ci dice che queste persone erano viste da Gesù stanche e sfinite perché avevano avuto una dura giornata di lavoro, perché avevano camminato troppo per mille motivi
naturali, perché non avevano una guida per la loro vita, come pecore che non hanno pastore. Ma Gesù è l'unico pastore, è il buon pastore, che vuole dare riposo alle nostre anime, ai nostri cuori, alle nostre menti, affinché possiamo vivere questo dono che lui ci ha fatto, la vita che ci ha donato, sia su questa terra, sia nell'eternità, con un cuore pieno di gratitudine nei suoi confronti, con un cuore che non pensa che la pace sia un'utopia, qualcosa che non si raggiungerà mai, ma qualcosa che si può vivere ogni giorno dentro di noi, grazie alla nostra residenza, alla nostra dimora, nella sua persona, nella sua presenza. Allora, qual è la residenza giusta che noi possiamo dare alla nostra anima? Una chiesa? Un tipo di religione, di filosofia, un percorso spirituale, un qualcosa che viene chissà da dove, chissà come. Vedete, è vero, molte persone entrano in una sorta di confusione, e questa confusione li lascia perplessi e molto spesso li fa arrendere dal ricercare la verità, dal ricercare qualcosa di che abbia un valore eterno, che abbia uno spessore vero, spiritualmente parlando. E molte volte ascoltiamo persone dire: ma fra tante religioni, fra tanti modi di credere, fra tanti modi di vivere la propria religione, la propria spiritualità, come si fa a capire quella giusta? Siamo cristiani perché siamo nati in Italia, in Europa. Se fossimo nati in qualche altra parte del mondo, forse a questo punto saremmo stati sicuramente induisti, musulmani, animisti e così via. Ma torno a ripetere che Gesù non è venuto per fondare una religione. Ce n'erano già tante ai suoi tempi, non quante ce ne siano oggi, ma ce n'erano già tante anche allora. Gesù non è venuto a portare una religione, Gesù è venuto a portare se stesso. Lui si è donato al mondo. E quindi con una religione non puoi avere una relazione, ma con una persona sì. E Gesù è una persona reale, una persona che ha scelto di soffrire al nostro posto, di farsi carico di tutti i nostri fallimenti, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre brutture. Le ha prese su di sé, ha pagato il prezzo dei nostri fallimenti, del nostro peccato sulla croce, affinché noi potessimo essere salvati, scampare da una condanna che spettava a noi e potessimo godere il frutto di questa grazia, di questo amore, di questa pace nella nostra vita. Quindi non c'è una chiesa dove tu puoi portare la tua anima a dimorare. Non c'è neanche una religione, non c'è un credo, non c'è una filosofia, non c'è scienza nella quale la tua anima possa trovare la vera pace. È il Vangelo che ci dice qual è la dimora perfetta per la nostra anima. E così, quando magari ti troverai sul tuo letto, cercando di riposare, di dare pace alla tua mente, ai tuoi pensieri, al tuo cuore, spero che queste parole che leggeremo in questo momento ti siano utili, ti siano di conforto per comprendere che tutto ciò di cui hai davvero bisogno è portare la tua anima a dimorare in Cristo Gesù. Ed è Gesù stesso che ce lo dice in questi versetti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15. Leggiamo dal versetto 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Quindi Gesù diventa una dimora, diventa un luogo spirituale nel quale far risiedere, far abitare il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente. E poi ci dà questo esempio, e Gesù quando fa gli esempi li fa veramente perfetti, come tutto ciò che fa è perfetto. E dice: come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, attaccato alla vite, così neppure voi se non dimorate in me.
Quindi se vogliamo vedere dei risultati, dei frutti, delle cose belle nella nostra vita, dobbiamo metterci in testa che dobbiamo essere collegati, connessi, relazionati con Gesù. Perché come il traccio, se lo stacchi dalla vite, non porta nessun frutto, così anche le nostre anime, le nostre vite, se si distaccano dalla presenza di Dio, non possono portarci a nulla di buono. E Gesù dice così: io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Non so se questa notizia vi preoccupa, se vi offende, se vi mette in difficoltà, ma questa è la realtà dei fatti. Tu puoi dire: ma io faccio tante cose anche senza credere, anche senza quel Gesù di cui tu parli. È vero, facciamo tante cose. Sapete quali cose? Quelle che descrive l'Ecclesiaste nel suo libro, dicendo che la nostra vita diventa un correre dietro al vento, qualcosa che ci impegna, ci stanca, ci affatica e non ci fa mai afferrare nulla di veramente buono per le nostre vite. Perché senza di me non potete fare nulla. Se uno dimora in me, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. E quante vite che sono seccate da tante situazioni, inaridite. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Allora, come si fa? No? Abbiamo parlato di fissare la nostra residenza, la residenza della nostra anima, del nostro cuore in Cristo. Come si fa? Non c'è un'anagrafe, non c'è un ufficio comunale dove possiamo presentare questa richiesta, ma c'è un modo molto semplice. Gesù ci dice che se noi cominciamo a dare il giusto valore alla sua parola, se osservate i miei comandamenti, non si tratta di imparare a memoria delle cose, non si tratta di recitare a memoria dei comandamenti, dei versetti, non si sta parlando soltanto dei 10 comandamenti. Anzi, vorrei che ne parlassimo soltanto di 2 comandamenti, quelli che Gesù ha detto con molta chiarezza, che riassumono tutta la legge, tutti i comandamenti, tutta la parola di Dio. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con la tua forza. E ama il tuo prossimo come te stesso. Questo racchiude tutta l'essenza della volontà di Dio, amare Dio e amare il nostro prossimo. E quindi, quando noi cominciamo a dare valore a queste parole, che cosa significa dare valore a delle parole? Significa prenderle sul serio, significa dire ci credo, significa dire quantomeno voglio provare se funziona, voglio vedere se queste parole hanno davvero un impatto sulla mia vita o se è solo una teoria, qualcosa di astratto, di inconsistente che sta lì, riempie le pagine di un libro, ma poi non ha nessuna influenza nella mia vita. Il consiglio che voglio darti in questa sera è: metti alla prova il valore della parola di Dio, applicala alla tua vita. Sono dei consigli, sono delle direttive, è il cuore di Dio che si apre a te per il tuo bene e se scegliamo di mettere in pratica quello che Dio ci chiede di fare, non per il suo, ma per il nostro bene, vedremo i risultati, vedremo sicuramente dei risultati. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. E poi ecco la chiave: perché Dio parla? Perché Dio ci dà dei comandamenti? Perché Dio ci condivide la sua volontà per la nostra vita. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Io vedo intorno a me una grande fame,
una grande miseria di gioia. Vedo tanta preoccupazione, vedo tanta alienazione, tanta solitudine, ma c'è veramente una grande fame di gioia. Qualcuno può pensare che anche la gioia, come la pace, sia qualcosa, un concetto utopistico che non si potrà mai raggiungere davvero. Non è così. E non sono io, ma è Dio, è Gesù stesso che lo dice. Lui ci dice queste cose, lui riversa sulle nostre vite queste perle di saggezza, la sua volontà, i suoi comandamenti, affinché noi possiamo avere la sua gioia e perché questa gioia sia davvero completa. Dio vi benedica, il Signore possa far sì che veramente le vostre anime, i vostri cuori possano dimorare in Lui affinché ne possiate ricevere tutto quel bene che forse avete cercato per l'intera vostra vita e con le vostre forze non avete mai potuto raggiungere. Il Signore vi benedica. Grazie, grazie Stefano, Dio ti benedica e grazie Grazie a voi. della bella spiegazione che ci fa vedere la paura da dove viene. Perciò il Signore nella sua parola dice siate Amen. riconciliati, siate riconciliati, cioè scambiate ciò che ha fatto Cristo con quello che avete voi, uno scambio da sostituire la nostra vita, la nostra natura e prendere la sua. Grazie, Dio ti benedica. Ed ora, Grazie. pace, ed ora abbiamo il fratello pastore Tortora, Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Pace. Pace a te. Pace, Allora, pastore. ti seguiamo, vai avanti tranquillo e Amen. proseguiamo. Dacci quello che il Mi Signore sentite bene? ti sentiamo bene. Gratta un po', Amen. attenzione che gratta un po', vedi un po' che cosa succede. Riprova piano Gratta un piano. po'. Un attimo, vediamo. Ma l'audio, pastore? No, devi alzare un poco. Devo alzare un po' la voce? No, alzare il volume. Il volume, vediamo un attimo. È al massimo. Mo è troppo, fai un pochino più basso, poco poco. Va bene. Va bene così. Va bene così, parla tranquillo che si sente bene, Gloria a ok? Dio. Amen. Amen. Pace a tutti. Dio vi benedica. Buona serata. Che il Signore vi sia propizio, che possa benedirvi, farvi abbondare di ogni benedizione. Siamo figli di Dio e tutto quello che in queste serate condividiamo serve solo per benedirci, per farci stare bene. Benediciamo parole di vita, benediciamo la vita del pastore Cataldo, quest'opera straordinaria che raggiunge tante persone nel mondo e che molto spesso rappresenta una via d'uscita per tanti che non hanno ancora trovato la persona del Signore e che attraverso questa televisione possono conoscerlo e fare esperienza con Lui. Questa sera vogliamo andare nella parola del Signore al capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, il Sefer Matatia, dove partendo dal verso 3 leggiamo quelle che sono le beatitudini. Infatti il titolo che ho dato a questa predicazione è Beati sarete voi. Andiamo a vedere che cosa dice la Scrittura. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia, a loro sarà fatta misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché
poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Amen. Che cosa vuole insegnare il Signore attraverso questo suo primo discorso nel Vangelo secondo Matteo? La parola beati, il significato dell'essere beati, makaroi dal greco, è praticamente l'essere felice, l'essere fortunato e l'essere benedetto. Quindi è una condizione. Ci sono 9 beati, il Signore 9 volte ripete la parola beati, e questo numero 9 noi lo ritroviamo solamente in Genesi 1, quando il Signore crea, quando Dio disse, troviamo la parola Dio disse, vai amor, e lo fa 9 volte, anche se qualcuno dice che Bershit in principio è per loro comunque un comandamento, ma sono 9 volte in cui la scrittura dice Dio disse. Anche qui troviamo 9 beatitudini. E effettivamente l'essere beato è una condizione, è uno status che noi come credenti cristiani possiamo realizzare perché siamo stati fatti figli di Dio attraverso l'esperienza nella fede del figliolo di Dio, nella fede del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Quindi siamo nuova creazione e Gesù qui di nuova creazione sta parlando per noi cristiani. Poi i riferimenti sono fortemente messianici, però noi siamo cristiani e vogliamo prendere quello che è di buono e di meglio è scritto per noi e il Signore ci ha voluto donare affinché possiamo trarre un insegnamento che dovrebbe essere condizione per i cristiani. Allora, quando dice beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli, sta parlando di persone che si privano, che non hanno bisogno più di nulla perché hanno detto sì a Dio. Vedi, quando noi diciamo sì al Signore, stiamo rinunciando al mondo, stiamo rinunciando a tanto e quindi abbiamo scelto Lui. È come in un matrimonio, il Signore parla in Efesini, parla in Corinti dei matrimoni e fa comprendere che i matrimoni, gli attuali matrimoni cristiani sono a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Quindi quando tu dici di sì a tua moglie, stai dicendo di sì, sei Cristo che dice sì alla sposa. Ma il tuo sì è verso Dio. E quindi quando dici sì a tua moglie, stai dicendo di no a tutte le situazioni che possono crearsi attorno a te, attorno alla tua vita, che possono tentarti. Hai scelto Gesù. E così quando noi ci accostiamo al Signore e gli diciamo di sì, stiamo praticamente dicendo no al mondo. E in questo dobbiamo capire che sperimentiamo un abbandono, sperimentiamo, lasciamo il mondo. Ecco, abbiamo bisogno solamente di Dio, siamo bisognosi solo dello Spirito Santo, perché questa è la nostra necessità primaria. Noi vogliamo essere guidati solamente dalla persona dello Spirito Santo, dalla sua volontà, dai modelli che Lui ci ha donato attraverso la sua parola e non abbiamo bisogno di nulla. E se questo bisogno è chiaro nella nostra vita, vuol dire che noi abbiamo fatto un'esperienza di salvezza e che dipendiamo da Gesù. Ecco, siamo poveri, bisognosi, vogliamo camminare nelle sue vie. Poi il Signore continua ancora e dice... chiude dicendo di loro il regno dei cieli. E sì, perché il regno dei cieli è la manifestazione in questa vita di persone che hanno scelto di fare la volontà di Dio e che lo manifestano quotidianamente, giornalmente, come Gesù quando predicava, manifestava, realizzava, adempiva e faceva trascendere il regno di Dio sulla terra, e quello era il regno dei cieli, altresì noi cristiani siamo l'avanguardia del regno di Dio, siamo il regno dei cieli in manifestazione su questa terra, la nostra vita. Ecco perché abbiamo bisogno di comprendere che dobbiamo dipendere solo da Lui e che tutto il resto non ci serve, farci poveri per il Signore, poveri del superfluo, poveri dell'effimero, poveri della vanità, e quindi sì al Signore e rinunciamo al mondo. Poi dice ancora, dice beati quelli che sono afflitti
perché saranno consolati. Gloria a Dio, noi vogliamo essere consolati. Che cosa significa essere afflitto? Significa, ecco, riconoscersi, comprendere di avere un peso, comprendere di avere un peso per il mondo, perché il nostro peso, il nostro peccato è stato portato da Cristo, ma altresì guardare questo mondo e provare sofferenza, provare sentire la necessità che Dio possa realizzare il suo piano salvifico anche per quelli che non lo conoscono. Noi dobbiamo predicare Gesù e quindi ci possono essere situazioni che sicuramente ci affliggono, che sicuramente ci fanno del male, ma il nostro peso, la nostra motivazione deve essere quella di portare la parola di Dio. E se noi comprendiamo questo, saremo consolati perché Dio sta andando avanti nella mia vita, nella tua vita e sta parlando alle altre persone attraverso le nostre vite. Quindi essere afflitti vuol dire co aver compreso di essere stati dei colpevoli, non condannare dei colpevoli, ma soprattutto essere poter pregare come fece Daniele, chiedere perdono per il popolo e per se stesso. Perché aveva compreso che il tempo era in scadenza e che si sarebbero realizzate delle grandi promesse del Signore. Era la liberazione del popolo, il ritorno del popolo nella terra promessa dalla schiavitù, dalla deportazione in Babilonia. Chi di noi, una volta che comprende che Dio sta per realizzare qualcosa, si mette a pregare con questa attitudine. Questo ci deve far pensare. Daniele è stato un grande profeta del Signore, un grande profeta di Dio, e Dio lo ha usato per lasciarci delle promesse e delle indicazioni che ancora oggi parlano alle nostre vite, che ancora oggi si realizzano nel mondo che abbiamo attorno. Però lui si rende conto dalla scrittura che il tempo stava per terminare, che la schiavitù stava per terminare e non è andato in vacanza in Sardegna, anzi, si è messo a pregare, a digiunare, ha fatto cordoglio. E infatti la scrittura poi continua dicendo: Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Ed essere mansueto significa, non significa solamente essere una persona gentile, una persona tranquilla, una persona pacata, ma significa essere una persona che dipende da Dio, che si fa guidare dal Signore. Essere mansueto vuol dire portare il giogo di Cristo, vuol dire farsi guidare dallo Spirito Santo in ogni situazione della vita, vuol dire aprirsi alle situazioni dello Spirito. Perché vedete, le preoccupazioni, le tribolazioni, le situazioni attorno a noi ci affollano, ci pesano e vogliono farci distogliere lo sguardo. Quando noi abbiamo il giogo di Cristo, abbiamo scelto di prendere il giogo di Cristo nella nostra vita e quindi realizziamo la potenza della seconda nascita, la potenza dell'essere figli di Dio, di essere nuova creazione, dell'essere nati di nuovo. Allora noi scegliamo di essere guidati da Dio. Come Dio può guidarci? Dio ci guida attraverso la sua parola, attraverso le indicazioni che ci ha lasciato nella sua scrittura. E in questi 9 beati sta praticamente disegnando il carattere del cristiano e dell'uomo di Dio creato a immagine di Cristo. Anche questo è fortemente, e sono passi fortemente fortemente identificativi della persona del cristiano nato di nuovo. Questa è la verità. E quindi essere mansueto vuol dire che noi scegliamo di rinunciare alle nostre convinzioni per farci guidare dallo Spirito Santo. Scegliamo di rinunciare alla giustizia, alla nostra giustizia per essere guidati dallo Spirito Santo, nelle situazioni in cui lo Spirito Santo ci porterà. Perché vedete, noi abbiamo riposo e troviamo rifugio, amore e consolazione solo nello Spirito Santo, sempre mediante la persona di Gesù Cristo, mediante la vita del nostro Signore e l'esperienza della salvezza nel nostro Signore Gesù Cristo. Poi dice ancora: Beati i coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. E sì, vedete, noi dobbiamo essere affamati
assetati di giustizia. Dobbiamo essere persone che vogliono vivere chiedendo a Dio di avere un giusto rapporto con Lui, di avere una giusta relazione con Lui. Vogliamo cercare continuamente la sua presenza, cercare continuamente l'esperienza con la sua persona, perché essere affamati e assetati di giustizia non vuol dire vedere la giustizia umana in realizzazione, che molto spesso non coincide con la giustizia di Dio, perché il Signore ha dato dei ruoli anche nel matrimonio, no? Ha detto che l'uomo è il capo, è Cristo, e la donna è la sposa, e la donna deve essere sottomessa all'uomo. Questo non vuol dire che siamo dei maschilisti, ma che ci sono dei ruoli. Nella società attuale i ruoli non ci sono più. Non ci sono più. E quindi la giustizia, che sembra essere finalmente arrivata a livelli mai raggiunti prima, è una giustizia che non corrisponde con il valore della giustizia di Dio, che altro non è che avere una giusta relazione giustificata attraverso la mediazione di Gesù Cristo, che è il suo sacrificio, la sua morte e resurrezione, la fede in Cristo, essere figli di Dio. Quindi sei giustificato, il tuo rapporto è stato aggiustato e oggi puoi avere una relazione con Dio. Sei collegato direttamente con il cielo, mediante lo Spirito Santo che è in te, mediante il tuo spirito che può comunicare con lo Spirito di Dio. E saremo saziati, fratelli, quindi non saremo sfamati, saremo saziati in abbondanza. Possiamo avere una relazione con il Signore che ci benedice, che non è non va per le necessità, ma che riempie, che raccoglie, che guida ogni istante della nostra vita. In ogni situazione Dio ti può guidare. In ogni situazione Dio ti può benedire, in ogni situazione tu puoi ascoltare la sua voce. Allora devi pregare per questo, devi sviluppare questa relazione. Vincoli non ne hai più. E se sei affamato e sei assedato, allora Dio ti provvede il pane disceso dal cielo, che è il Signore Gesù Cristo, e ti provvede l'acqua che ti disseta, che è la parola di Dio. Non ti manca nulla per avere una relazione con Gesù. E se sei un figlio di Dio, queste sono necessità impellenti per te. Sono necessità impellenti. Ora, questo non vuol dire che perché fino adesso non le hai provate, non le hai sviluppate, tu non sia un vero figlio di Dio. Ma magari è successo qualcosa che ha frenato questo tipo di percorso, ti ha distolto dall'obiettivo e quindi hai bisogno di ritornare a Gesù sulla base di queste rivelazioni, di questi chiarimenti, perché poi alla fine vedi fratello, vedi sorella, noi leggiamo solamente la parola di Dio, è il Signore che ve lo dice, in questo caso è Gesù stesso che parla nel famoso sermone sul monte, che ti sta parlando, ti sta dicendo come si aspetta che il tuo rapporto sia con Lui, che si aspetta come il tuo carattere sia plasmato a sua immagine e somiglianza. E ripeto, alcuni di questi passaggi, di questi beati, alcuni sono al presente, altri sono al futuro, ma ci sono alcuni che sono sicuramente al presente e quelli non devi assolutamente sottovalutarli, perché ti sono un campanello di allarme per farti comprendere quanto sei figlio di Dio. E questo è essere affamati e assetati, è un requisito fondamentale per avere una buona relazione con Dio, è una brama che deve ogni giorno che devi sentire nella tua vita. Quando a pranzo hai fame e capisci che devi mangiare, quando la mattina ti svegli e fai colazione, quando la sera torni e vuoi fare cena, altresì anche il tuo essere spirituale ha delle necessità impellenti di pregare, ha delle necessità di cibarsi della parola di Dio, di nutrirsi della parola di Dio, e tu devi sviluppare queste caratteristiche cristiane, perché ti sono già state donate, perché sei figlio di Dio. Ora
sviluppale. Ok? E se tu le sviluppi, manifesterai a Dio il desiderio di un figlio verso il Padre. E Dio ti benedirà, avendo relazione e comunione con te. Dice ancora la scrittura, beati i misericordiosi, perché se gli sarà fatto misericordia. E infatti, chi sono i misericordiosi? I misericordiosi sono sempre persone a immagine e somiglianza del Signore Gesù Cristo. Sono persone che hanno, che comprendono che devono amare al di là delle loro forze, al di là del loro giudizio, al di là del loro essere umani, amare le persone, essere misericordiosi vuol dire avere il carattere di Cristo, che ha amato al di là dei nostri peccati, al di là delle nostre del nostro essere fisicamente limitati. Noi dobbiamo prendere questo carattere di Cristo, perché se noi usiamo misericordia, ci sarà fatta misericordia. E credimi, anche noi abbiamo sempre bisogno di misericordia. C'è un passo nella scrittura, lo troviamo in Giacomo 2,13, poi dopo, se avremo occasione, ripercorreremo alcuni passaggi della scrittura, laddove molte cose che abbiamo detto sono descritte sia nell'Antico Patto che nel Nuovo Patto. Ma mi piace molto questo passo di Giacomo, nella lettera dell'Apostolo Giacomo, fratello del Signore, del pastore Giacomo, fratello del Signore, nel capitolo 2, versetto 13, laddove dice: perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. E la misericordia trionfa sul giudizio. Ecco, e lì puoi ricordare altre parole del Signore, no? Come quando nella preghiera del Padre nostro lui dice di perdonare i debiti altrui come Dio ha perdonato i nostri. Quindi di rimettere i peccati degli altri, quindi usare misericordia. E costa. Però come dirà Davide, non offrirò a Dio nulla, più nulla che non mi costi. La verità è questa. Ora può sembrare difficile, ma fatti guidare dallo Spirito Santo. Tu non mettere limiti a Dio. Anzi, proprio perché in questo momento puoi pensare che non ci riesci, è il momento giusto in cui ci riesci, perché ti affidi a Dio concretamente. Non hai bisogno, di te, hai bisogno di Lui per realizzare questa parola, perché Lui c'è sempre. Allora è importante, vuoi misericordia? Usa misericordia. È una condizione essenziale. Gesù stesso la ripete molto spesso nella scrittura. È una condizione sine qua non per sperimentare il perdono e la grazia. Perché se tu non hai compreso cosa ti è stato perdonato, non potrai mai perdonare e non potrai mai essere misericordioso. Non potrai mai amare. E se non hai amato, sei stato veramente perdonato. Hai realizzato questo perdono, hai realizzato la misericordia che ti è stata fatta dal Signore. Questo devi comprendere. E anche questa è una caratteristica che dovrebbe distinguere i figli di Dio. Poi c'è beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. E la scrittura dice che questi beati di cuore, cioè tutti quelli che prendono le cose che abbiamo detto prima, che le fanno loro e che quindi si appartano, si sentono proprietà di Dio, si sentono del Signore, e allora vedranno Dio. Come lo vedranno? Innanzitutto lo vediamo adesso, perché Gesù si è fatto vedere più da 500 testimoni, e poi oltre che poter vedere Gesù, tu vedi Dio in manifestazione nella tua vita. Quindi sei una persona che ha compreso il valore del perdono,
ha realizzato l'esperienza della nuova nascita, è un figlio di Dio e quindi praticamente è una persona che non è più soggetta alla schiavitù del peccato, che non si fa più schiava, che ha gli occhi aperti nello spirito e che ha abbandonato tutto per servire il Signore. Vedete, c'è un riferimento straordinario, lo troviamo nella lettera di Tito. Guardate che cosa dice il Signore. Che cosa il Signore fa dire a Paolo. Dice così al verso Tito, il primo capitolo, la scrittura dice così, al verso 15 dice così, dice: certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. E questo è un insegnamento straordinario, lui lo sta facendo ai cretesi, perché aveva lasciato il pastore Tito a Creta, e parla dei cretesi come dei bugiardi, cita addirittura un profeta cretese che era Epimenide, dove praticamente lui ricorda che i cretesi sono bugiardi, forse irrimediabilmente bugiardi, però a Tito è stata affidata la riorganizzazione e la sistemazione della chiesa che era stata fondata da Paolo a Creta, e dice: tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e per gli increduli. Sta parlando di una chiesa, anzi sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Attenzione, essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere. Noi abbiamo una storia dell'umanità, soprattutto cristiana. Oggi siamo in una società post-cristiana, ma noi combattiamo per rimanere cristiani, per continuare a sperare nella realizzazione del piano di Dio, che affinché si realizzi tutto, e tutto si realizzerà, nonostante vogliano, il mondo ci fa guerra, ma sta di fatto che c'è la storia di una cristianità che ha fatto professione di conoscere Dio, ma lo ha rinnegato con le opere, la famosa apostasia, di cui poi troviamo insegnamenti anche successivi. E lui dice, addirittura Paolo dice, che queste persone sono abominevoli, disubbidienti e capaci di ogni opera buona. Ora, i puri di cuore vedranno Dio, i puri di cuore hanno rinunciato, e tutto quello che loro hanno scelto diventa puro, perché i puri sono loro. Allora, quando io scelgo di vivere per la parola di Dio, quando io scelgo di vivere per i fratelli, quando io scelgo di vivere per l'opera, tutto questo viene purificato e diventa puro, perché io sono puro. Ma quando la mia vita non è pura, ha voglia di fare l'opera di Dio, ha voglia di dire io sono Tizio e Caio, non serve a niente. È un'opera che non dà gloria a Dio e non è un'opera pura, e non vedrai Dio, anche se ti illudi che su questa terra stai servendo il Signore. Beati quelli che si adoperano per la pace, dice la scrittura, perché saranno chiamati figli di Dio. E sì, fratelli, perché la scrittura vuole che noi possiamo vivere un tempo di pace, sperimentando una pace che ci rende sereni, che ci rende liberi di servire, di adorare, di lodare il Signore. E dice la scrittura che saremo chiamati figli di Dio, perché il nostro Dio è un Dio di pace, è un Dio di pace, un Dio che ricerca l'amore verso le sue creature, verso di noi, ricerca l'amore, il nostro amore, ma che vuole che i suoi figli si amino, che siano uomini di pace, che non ci siano liti, che non ci siano situazioni spiacevoli che offendono, che macchiano la testimonianza del Signore, la vita del Signore. Noi dobbiamo essere procacciatori di pace, dobbiamo adoperarci per far sì che questa pace possa essere un'esperienza continua all'interno della Chiesa. Mettere pace, guidare nella pace, aiutare a fare pace. E se questa pace c'è, allora scende anche la pace del Signore. Ed è quella condizione straordinaria in cui, quando sei in preghiera, avverti la sua presenza, avverti la sua persona, senti che lui è con te, lo senti nell'assemblea, perché c'è pace.
al battesimo lo Spirito Santo scende a guisa di colomba, come per Istera, come colomba. Quindi la colomba non va spaventata. Dobbiamo essere procacciatori di pace, anche perché se saremo uomini che vivono per la pace, saremo uomini che annunciano il regno di Dio con tutta la sua potenza, perché è e rimane un regno di pace. È un regno di pace che si scontra con questo mondo. Basta leggere Matteo 10, quando lui dice: io sono venuto a portare la spada e la parola. Dio ci benedica. Io voglio concludere dicendo così: beati i perseguitati per motivi di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli, dice la scrittura. E sì, fratelli, la Chiesa sarà ancora perseguitata e verranno tempi difficili. Noi crediamo nella benedizione del Signore, ma l'opera e la Chiesa di Dio continueranno ad essere perseguitate, perché c'è un nemico che non sonnecchia e che non dorme, ma che fa guerra ai figli di Dio, alla parola di Dio e alla Chiesa di Dio, perché non vuole che Dio, che l'opera di Dio vada avanti, che si spezzi. Ricordiamo l'episodio della nascita di Davide, quando tutti credevano che la madre fosse una concubina, fosse un'adultera, e invece quando arriva Samuele e sceglie Davide come figlio, come re di Israele, testimonia la continuità della genealogia di Cristo, e la genealogia di Cristo testimonia la continuità dell'opera di Dio, e ancora oggi questa genealogia, noi siamo i suoi figli, stiamo continuando la sua opera. Sì, i nostri nomi non sono scritti nella Bibbia, ma sono scritti nel libro della vita. E noi stiamo continuando quest'opera. E saremo anche noi perseguitati, perché il mondo non vuole che noi abbiamo un rapporto corretto con Dio, giusto, giustificato. Il mondo ci accusa, il mondo vuole vedere in noi il difetto, il mondo cerca pretesto per dire che noi siamo come loro, ma Paolo dirà che lui non dà pretesto a chi cerca pretesto per dire che è come noi, come lui, che è come loro. E questo ci deve essere una ricerca della perfezione, della santificazione, mediante, senza la quale nessuno potrà vedere Dio, dice la scrittura. Ecco, perché di loro è il regno dei cieli. Quindi, fratelli, noi sperimenteremo il regno dei cieli in questa vita, se prendiamo queste parole e le facciamo nostre. Dentro di noi giace il seme che permetterà questa parola, a queste parole, di svilupparsi. Le vivremo felici, le vivremo consolati, le vivremo sereni, senza paura, senza paura. E poi conclude la scrittura dicendo: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, per causa del Signore. Gesù si fida di te. Sa che ce la metti tutta, che ce la vuoi mettere tutta. E vedi, lui non dà per scontato che gli altri abbiano ragione. Lui non si accontenta della testimonianza delle persone. Lui conosce il tuo cuore personalmente ed è pronto a sostenerti, a sollevarti, a guidarti in ogni situazione, anche quando sbagli. Ma torni a lui. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Dio ci benedica, che il Signore possa grazie, veramente permettere. Grazie, grazie, grazie. Amen. Giuseppe. Mi è piaciuto Pastore, Dio ti benedica. Mi è piaciuto quel passo che hai detto, che quando noi ci sposiamo e quando noi accettiamo Gesù, è come quando ci sposiamo. E infatti mi piace che tu spieghi Giacomo 4:4. E 5, perché Giacomo 4:4 e 5 brevemente fa proprio questa immagine che tu hai dato, che se noi continuiamo ad essere come prima, siamo gente adultera spiritualmente. Amen. E lo Spirito Amen. Santo, lo Spirito Santo dice che ci brama fino alla gelosia, diciamo che tu Amen. Mi è piaciuto quello, perché collegato a questo vediamo con chiarezza, quando noi riceviamo Cristo nella nostra vita, quando ci spostiamo nel mondo,
La parola del Signore ci dice che siamo adulteri. Amen. Tre minuti. Verissimo. Spiega questi due versi mentre la regia li mette sullo schermo. Lui dice verso 2, voi bramate, non avete, voi uccidete e invidiate, non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Ed era giusto quello che dicevamo prima, poi aggiunge, gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice, Dio resiste ai superbi e fa grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio. Ma l'immagine che io avevo spiegato è proprio il fatto che quando noi diciamo sì a nostra moglie, noi siamo Cristo nel matrimonio. E nel momento in cui noi diciamo sì a nostra moglie, stiamo dicendo prima di tutto sì a Dio, ma stiamo rinunciando veramente al mondo. E quindi ci sono tanti no che poi diciamo. Quando altresì noi scegliamo Dio, noi stiamo dando sì a Dio e no al mondo. E purtroppo quando la nostra vita non cammina nelle direzioni dettate dalla parola, diventiamo gente adultera, cioè gente che ha abbandonato l'unione secondo la volontà di Dio, in primis con la moglie nel caso del matrimonio nello specifico, ma poi soprattutto con Dio. Dio chiamerà il suo popolo, lo chiamerà prostituta, adultero. Dio tiene alla consacrazione di questo rapporto, ci tiene, Dio è geloso fino alla... ecco, lui ci brama, lui desidera un rapporto con noi, lui ci ama, vuole stare con noi e ci ha donato la possibilità di avere una moglie proprio perché noi potessimo sperimentare sia nel naturale, per riportarlo nello spirituale, quello che è il desiderio di una compagnia, quello che è il desiderio di una relazione, quello che è il desiderio di un... sperimentiamo giorno per giorno quello che è l'unione familiare, se secondo la volontà di Dio possiamo altresì rivederla poi nello spirito. E siamo benedetti da entrambi, siamo benedetti da entrambi. Amen. Addirittura il Signore nella sua scrittura non ci vieta assolutamente di... anzi vuole che noi abbiamo relazione con le nostre mogli. Però ecco, deve essere una relazione in primis spirituale, perché il nostro primo sì è a Dio. Non ci sono altre... Grazie. Questo parallelo che quando noi amiamo il mondo, facciamo le cose del mondo, continuiamo a camminare nel mondo, siamo come adulteri, perché abbiamo deciso di dire sì al Signore e poi facciamo i comodi nostri. Va bene, Amen. Dio ti benedica e grazie. Un passo che ti volevo leggere, se era possibile. Prima Pietro 4:1-5. Un minuto. Sì. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, dice la scrittura. Quindi della medesima idea, del medesimo proposito, del medesimo obiettivo. Perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Quindi non più adulteri, non più appresso alle vanità, ma secondo la volontà di Dio, nel tempo che il Signore ci dona dal momento in cui noi lo incontriamo. E poi dice ancora, basta a noi infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili. Quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Amen. Amen e grazie. Bene, grazie. Alla prossima, Giuseppe.
Ed ora abbiamo il nostro caro fratello Davide Raier. Mi senti? Pace. Sì, pastore, ti sento, pace. Ah, bene, ti sentiamo anche noi. Allora vai che dacci quello che il Signore ti ha messo nel cuore, così aggiungiamo man mano e ci esaminiamo. Quando ascoltiamo la parola del Signore, facciamo un esame, perché è come mettere lo specchio davanti a noi quando l'ascoltiamo e ci fa vedere come siamo noi, se corrisponde a ciò che dice la parola. Non siamo noi che la leggiamo, ma lei è la Bibbia che legge a noi e dice come sei messo lì. Ciò che è scritto qui è funzionante pure qui, insomma ci fa immedesimare in alcuni punti che dobbiamo rettificare, poi piano piano lo dobbiamo subito mettere a posto. Prego, vai avanti tranquillo, Davide. Amen. Ancora una volta voglio ringraziare Dio, perché quando Lui compie le sue opere, le compie perfette e buone, soprattutto buone per la nostra vita, oltre quello che noi possiamo pensare o immaginare. E ringrazio Dio per l'opportunità di poter condividere ancora la sua parola, che fa luce nella nostra vita sull'opera che il Signore stesso vuole fare in noi e attraverso di noi. Vogliamo passare direttamente alla scrittura e leggeremo in Genesi, al capitolo 19, leggeremo dal versetto 17 al versetto 23. E avvenne che quando li ebbero fatti uscire, uno di quegli uomini disse: salvati la vita, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, salvati al monte, affinché tu non muoia. E Lot rispose: no, mio signore, ecco, il tuo servo ha trovato grazia agli occhi tuoi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me lasciandomi in vita, ma io non posso salvarmi al monte prima che il disastro mi raggiunga e io perisca. Ecco, questa città è vicina per potermi rifugiare ed è piccola, lascia che io fugga lì. Non è piccola e l'anima mia vivrà. Ed egli a lui: ecco, ti concedo anche questa grazia, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole sorgeva sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Vorrei che tu, che stai seguendo in questo momento, chiedessi direttamente a Dio che Egli stesso possa parlare al profondo del tuo cuore e della tua vita. Se stai aspettando qualcosa da un uomo, se stai aspettando qualcosa da un programma, sappi che noi siamo semplici strumenti nelle mani di un Dio che è onnipotente. E in questa sera la cosa migliore che tu puoi fare è dirgli: Signore, parla alla mia mente, parla al mio cuore, parla al profondo della mia anima, perché voglio ascoltare la tua parola. E preghiamo insieme, Signore, che tu possa prendere il controllo sulla predicazione, Signore, ma ancora sulle menti, sui cuori, Signore, di coloro che stanno ascoltando, affinché possano ricevere la tua buona parola, Signore, e questa parola possa portare frutto per la vita eterna, nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Amen. Abbiamo letto un tratto, un pezzo di storia riguardante questo personaggio, Lot, il nipote di Abramo, e abbiamo letto il momento in cui gli angeli sono scesi per parlargli e anche farlo uscire da Sodoma, poiché la fine di Sodoma, il giudizio di Sodoma, stava arrivando. Dopo l'intercessione di Abramo, il Signore fa grazia a Lot e gli permette di uscire da Sodoma. E questo è il tratto di storia, il pezzo di storia che abbiamo letto. Noi conosciamo un po' la storia di questo personaggio, nipote di Abramo, uscito insieme ad Abramo da Caran, ha seguito Abramo per un periodo, per un tempo della sua vita, dopodiché le loro strade si sono divise.
Ora la chiamata di Dio era rivolta personalmente ad Abramo, ma Lot ha potuto godere dei benefici, della benedizione di Dio nella vita di Abramo, poiché lui seguiva Abramo. E questo ci fa comprendere subito una cosa, che quando noi ci avviciniamo agli uomini di Dio, quando ci avviciniamo alla Chiesa, quando ci avviciniamo ai fratelli che hanno fede, ai fratelli che sono in una relazione personale con Gesù, noi possiamo essere incoraggiati, possiamo essere sostenuti, possiamo godere per un tempo dei benefici, della benedizione di Dio che è nella loro vita, ma noi dobbiamo inevitabilmente, a un certo momento della nostra vita, fare i conti con la nostra condizione personale, con la nostra condizione spirituale. A un certo punto le strade di Abramo e di Lot si dividono. Lot, anziché invocare il nome del Signore come faceva Abramo, ovunque andava, costruiva altari, invocava il nome del Signore, Dio parlava con Abramo, tant'è vero che Abramo fu definito l'amico di Dio. Lot invece, dall'altra parte, quando si divide da Abramo, si manifesta qualcosa, si manifesta ciò che realmente Lot è. E le decisioni che Lot prenderà sono frutto della mancata relazione con Dio. Lot scelse per sé la pianura, dice la parola di Dio, scese verso la pianura e piantò le sue tende fino a Sodoma. Ora Lot si divide da Abramo e scivola verso una condizione peggiore, verso una condizione in cui si ritrova ben presto, non soltanto vicino a Sodoma, ma dentro Sodoma. Ora gli abitanti di Sodoma erano dei peccatori. E questo ci fa subito vedere qualcosa, che quando non siamo alla presenza di Dio, quando non ricerchiamo la faccia di Dio, quando non desideriamo stare alla sua presenza, ben presto ciò che abbiamo intorno cambia. E dalla luce andiamo a finire nelle tenebre. Ed è molto importante comprendere che non possiamo farci guidare dalla nostra mente carnale o dal nostro cuore quando non ha una relazione con il Signore. Ora, il nome Lot significa velo e la parola di Dio ci fa vedere come un velo rimane steso nella mente e nel cuore di coloro che non riconoscono Cristo, di coloro che non conoscono la grazia di Dio. E questo velo purtroppo determina le decisioni che possono essere sbagliate e poi l'uomo ne godrà o avrà il danno dei frutti delle decisioni che ha preso. Vorrei leggere un verso, che è il verso in Geremia 17, 9, che ci parla del cuore che non è stato rinnovato, il cuore che non è stato lavato. Ed è un cuore che non ha ancora sperimentato la grazia di Dio. E la parola di Dio dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Ora, quando siamo fuori dalla relazione con Dio, c'è questo velo che è steso sui nostri occhi, sul nostro cuore, anche nella nostra mente, e non possiamo conoscere, vedere e realizzare i piani di Dio, la via perfetta, la sua volontà. Non possiamo vedere la benedizione in noi e intorno a noi. Perché? Perché c'è qualcosa che ci separa. E Lot è stato separato da Abramo, è stato separato anche dalla presenza di Dio, piantò le sue tende fino a Sodoma e la decisione sbagliata era mettersi in una compagnia, era mettersi in un luogo, era mettersi con delle persone che erano dei peccatori. Dice la parola di Dio che in un certo momento è arrivato il momento del giudizio di Dio su Sodoma. Il giudizio di Dio sul peccato.
il giudizio di Dio su tutti coloro che operano l'iniquità, che vivono una vita di ribellione a Dio. Molti pensano che sia indifferente accettare Gesù o non accettare Gesù, vivere nella fede o non vivere nella fede. Alla fine è uguale, cosa cambia? Siamo su questa terra, è scritto anche nella Bibbia, lui fa levare il suo sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti, ma non è così, fratelli, perché alla fine, il giudizio di Dio sarà conforme a verità, sia su quelli che hanno scelto Gesù e quindi hanno ricevuto la grazia, hanno vissuto una vita di relazione con il Signore, sia su quelli che l'hanno rifiutata. E Lot si ritrova a Sodoma, e Sodoma era una città in cui il peccato era arrivato sopra i limiti, era arrivato proprio, dice la parola di Dio, fino davanti a Dio. E Dio ha dovuto scendere per poter giudicare quel popolo, ma dopo l'intercessione di Abramo, gli angeli parlarono con Lot e gli dissero: Lot, esci. È arrivato il momento di uscire, è arrivato il momento di salvarti la vita. Il versetto 17, come abbiamo letto, l'angelo gli dice: salvati la vita. E voglio parlare al cuore di tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento. Se hai trascurato la parola di Dio, se non hai mai ricercato una comunione con il Signore, se forse hai pensato che sia lo stesso vivere con Dio o vivere senza Dio, in Romani 6:23 dice che il salario del peccato è la morte, ma ancora il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. E la parola di Dio dice: salvati la vita. Questo mondo passerà, il cielo e la terra dovranno finire, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. E allora la parola ancora ci incoraggia e lo Spirito Santo ci parla dicendo: salvati la vita, perché la grazia è a un metro di distanza, è a portata di mano. L'Evangelo è predicato, la parola di Dio sta arrivando ed è vicino a te, quindi salvati la vita. E Lot domanda: come posso fare per salvarmi la vita? E l'angelo gli dice: salvati la vita e salvati al monte affinché tu non muoia. Ora, lontano da Sodoma c'era un monte, e l'angelo gli dice: tu devi salire al monte, quindi devi abbandonare Sodoma. Caro amico, amica che stai ascoltando, devi abbandonare la vita di peccato, devi abbandonare il sistema di questo mondo, devi per forza uscire e salire su un monte. C'è il monte della presenza di Dio, c'è il monte dove la presenza di Dio si manifesta, c'è un monte che il monte santo del Signore rappresenta nient'altro che una condizione di comunione con Dio. E molti dicono: come posso fare? Posso fare delle opere buone? Posso cercare di salvarmi da solo? Magari farò dei pellegrinaggi, magari inizierò a fare dei digiuni, forse pregherò di più, avrò una ricerca maggiore a livello teologico, posso fare qualcosa, posso produrre qualcosa con le mie mani. Lot dice: io non ce la faccio a salire sul monte prima che il disastro mi raggiunga. E Lot riconosce una cosa straordinaria e meravigliosa che dobbiamo comprendere questa sera, che in lui non c'era la capacità di salvarsi da solo. E voglio che mi ascolti bene, tu che ti sei collegato in questo momento e pensi che questa parola sia per un altro, è proprio per te. Tu non puoi salvarti da solo. Tu non puoi arrivare al monte. Tu non puoi arrivare alla presenza di Dio. Tu non puoi arrivare in una condizione di santità, tu non puoi santificare la tua vita in modo che Dio ti guardi e si compiaccia. In te non c'è la capacità, in me non c'è la capacità di fare le cose che Dio si aspetta che noi facciamo. Lot ha detto: io non ce la faccio ad arrivare al monte. E c'è una condizione che tutti noi dobbiamo riconoscere
ed è questa. Romani 3:23 dice: difatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tanto è vero che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, che l'Apostolo Paolo dice: io so che in me non abita alcun bene. E in noi non c'è la capacità. E vorrei che leggessimo il Salmo 24, dal verso 3 al versetto 5. C'è un monte che ti sta aspettando, nonostante tu non ne hai le capacità per raggiungerlo. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Il Salmo 24:3. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità, non giura col proposito di ingannare, egli riceverà benedizione dall'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Qui il salmista fa una domanda: chi potrà salire sul monte? Soltanto una persona che è pura di cuore, che è innocente di mani, non eleva l'anima a vanità, non giura con il proposito di ingannare, egli riceverà benedizione dall'Eterno. Quindi chi si può salvare? Chi può uscire dalla Sodoma spirituale che è questo mondo e raggiungere il monte di Dio dove c'è salvezza? Soltanto un uomo che è innocente di mani e puro di cuore. Ma abbiamo letto che il cuore è ingannevole più di un'altra cosa, abbiamo letto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e Lot stesso dice: io non ce la faccio a salire sul monte. Ma c'è una soluzione, grazie a Dio. C'è una soluzione nonostante la tua impossibilità di essere gradito a Dio. C'è una soluzione, e la soluzione è qualcosa di meraviglioso. Lot dice: c'è una piccola città che è proprio nel mezzo tra Sodoma e il monte. O io non riesco ad arrivare al monte, non riesco a fare le cose che Dio mi sta chiedendo di fare, ma c'è una città che è nel mezzo, e questa città si chiama Soar. E dice Lot: posso fuggire lì e nascondermi lì. Allora l'angelo di Dio, il Signore stesso, gli parla e gli dice: anche questa grazia ti concedo, io ti concedo la mia grazia, salvati in quella città, perché io non la distruggerò. E voglio dirti qualcosa: quella città è figura, è rappresentazione, è un'ombra del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perché se noi non potevamo salvarci da soli, perché se noi non c'era la capacità di arrivare fino al monte di Dio, alla presenza di Dio, al cielo, un giorno Lui è sceso dal cielo e ci è venuto incontro. Gloria al nome del Signore. Gesù è venuto su questa terra, Gesù ha versato il suo sangue, Gesù ha incaricato i suoi servi e lo Spirito Santo di predicare il Vangelo affinché la salvezza possa essere portata vicino a te. E la salvezza non è qualcosa che tu puoi produrre con le tue opere, con i tuoi sforzi. La salvezza è qualcosa che devi accettare. Gloria al nome del Signore. Dio dice: salvati Lot, nasconditi a Soar. E Soar significa piccola. C'è una piccola città che ti è stata data, c'è un piccolo luogo di rifugio che ti è stato dato, c'è una via stretta che ti è stata data. Oh, gloria al nome del Signore, ancora una via angusta, una porta stretta attraverso la quale tu puoi trovare salvezza. E questa via, questa porta, questa città, questa Soar rappresenta Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Oh, io e te non possiamo essere perfetti, non possiamo scampare al giudizio, ma possiamo fare una cosa: questa sera possiamo entrare in questa porta e affidarci a Gesù. Gloria a Dio, perché tutti quelli che sono in Cristo non sono più sotto giudizio. Vorrei leggere Romani capitolo 8 versetto 1, che dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è dunque più nessuna condanna per chi? Per quelli che sono in Cristo Gesù. E questa sera lo Spirito Santo ti sta parlando: esci da Sodoma, esci dalle tenebre di questo mondo, perché quando tu entri in Gesù, entri nella grazia, il velo viene rimosso,
il velo che ti ha portato a fare decisioni sbagliate, il velo che ti ha portato sofferenza, il velo che ti ha fatto gridare dove è Dio nelle mie difficoltà, nelle mie debolezze, nei miei problemi, nelle mie malattie, dove è Dio, quel velo viene rimosso e in Cristo tu vedi la gloria di Dio nella tua vita, perché ti salva, ti guarisce, ti libera, ti fa vedere il cielo, la sua gloria, ti corona di bontà e compassioni, salva la tua vita dalla fossa, così dice la parola di Dio. E allora che cosa dobbiamo fare, fratelli? Dobbiamo entrare in questa piccola città, dobbiamo sicuramente sforzarci di entrare per mezzo della grazia di Dio in questa piccola città. Matteo 7,14, il verso che ho citato prima: stretta è la porta e angusta è la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Pochi sono quelli che trovano rifugio in questa città. Nonostante siamo quasi 8 miliardi di persone su questa terra, la stragrande maggioranza delle persone si compiace nel peccato e si compiace di vivere a Sodoma, ma Sodoma sarà distrutta. Sodoma troverà la sua fine, e pochi sono quelli che trovano rifugio a Soar. E questa sera, se tu ascolti la parola di Dio, se tu ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore, ma digli: Signore, io voglio entrare in questa Soar spirituale. Voglio rifugiarmi in Cristo e voglio essere salvato. Quando Dio mandò il fuoco dal cielo, il fuoco toccò dappertutto, ma non toccò Soar. Perché Dio disse: io ti prometto, io non distruggerò quella città. Lot sapeva che anche lì sarebbe arrivato il fuoco, ma per la grazia di Dio quella città è stata coperta, e così nei peccati, nei castighi di questo mondo, nella sofferenza di questo mondo, tu puoi trovare il rifugio, uscire ed essere messo sotto questa cupola che è la grazia di Dio in Cristo Gesù. Non soltanto vieni salvato dalle sofferenze momentanee, che sono le sofferenze che sono conseguenza del peccato, ma vieni salvato da ciò che verrà dopo e verrai consegnato al cielo. Gloria al nome del Signore. Ora, ci sono molti che pur camminando verso Soar guardano indietro, e l'angelo disse: non guardare indietro, affinché tu non muoia. Continua a guardare avanti. È una cosa che lo Spirito Santo ci dice questa sera: se stai uscendo, se stai prendendo la decisione di uscire, se stai andando verso Soar, se stai cercando di afferrare Gesù, c'è una cosa che non devi fare: non voltarti e non guardare indietro, perché chiunque guarda indietro viene attratto dalle cose che ci sono indietro. Chiunque guarda alla vita passata, chiunque continua a guardare a questo mondo, verrà attratto nuovamente da questo mondo. Ma noi dobbiamo guardare a Gesù, come dice in Ebrei 12:2, autore e compitore della nostra fede. Noi guardiamo a Gesù e lui perfeziona la nostra fede, lui ci attira a sé e noi gli corriamo dietro, come dice nel Cantico dei Cantici. Quando guardiamo a Gesù, la nostra fede di giorno in giorno si fortifica, prende vigore, e tanto che ci avviciniamo a lui, tanto che entriamo alla sua presenza, noi sentiamo che la sua presenza prende il controllo della nostra vita, il controllo del nostro cuore, della nostra mente. Quando noi siamo in Cristo, mediante la comunione della nostra fede, della preghiera, della meditazione della parola di Dio, la sua presenza trasforma la nostra mente, il nostro cuore, e ci fa vedere le cose da un'altra prospettiva. E allora questa sera voglio dirti qualcosa di molto semplice, e non voglio continuare ad allungare il messaggio. C'è una salvezza e c'è una città della salvezza pronta per te questa sera. Forse hai detto: è uguale servire il Signore o non servire il Signore. Non è così, perché solo in Gesù c'è grazia e c'è salvezza,
Gesù stesso ha lasciato il cielo ed è venuto vicino, talmente vicino che il Vangelo ti viene predicato attraverso questo schermo. E ciò che tu devi fare è semplicemente credere nel nome di Gesù, e puoi farlo questa sera. Se tu credi in Gesù, tu esci da Sodoma, tu entri in Soar e riceverai il dono della vita eterna. Voglio pregare per tutti quelli che in questo momento sono nel dubbio, e tutti quelli che in questo momento magari si sono anche voltati indietro e hanno guardato nuovamente alle cose del mondo e sono attratti di tornare indietro. Voglio pregare affinché Dio fortifichi la tua fede, affinché tu abbia davanti ai tuoi occhi Gesù, l'autore e il compitore della tua fede e della tua salvezza. Voglio pregare affinché tu possa stare nei confini di Soar. Una volta entrato, non uscire fuori e stare nei confini di Soar, stare nei confini della grazia, significa rimanere nella sua parola, in ubbidienza, in fede, fino al giorno che lui tornerà. Signore, grazie per questa sera, grazie per questo tempo, grazie per come tu parli, Signore, ci incoraggi. Grazie, Signore, perché chi sta ascoltando in questo momento ha bisogno di nuove forze, Signore. Magari hanno bisogno, Signore, ancora, Signore, di essere attratti, Signore, dallo Spirito Santo. Manda, Signore, la tua presenza, manda lo Spirito Santo e attirali a te, Signore, mediante la tua parola, mediante, Signore, l'azione ancora del tuo Spirito, attirali a te nel nome potente di Gesù, affinché possano entrare in questa città, affinché possano entrare per questa porta, affinché possano incamminarsi per questa via che conduce al cielo. Oh, il monte era troppo lontano, ma per tutti coloro che sono in Cristo Gesù, oh, c'è piena soddisfazione da parte del Padre. E allora tu, Signore, sei colui che ci guiderà fino al monte, fino al cielo, Signore, fino nell'eternità. E allora fortifica le mani, Signore, infiacchite, le ginocchia vacillanti, e fa che possano rimanere in te, affinché la salvezza possa essere, Signore, stabile nella loro vita e che un giorno possano vedere la tua gloria. Benedici ancora il pastore Petrone, Signore, questo programma, Signore, chiunque collabora, Signore, chiunque compie, Signore, ciò che tu lo hai mandato a compiere, Signore. Benedici, Signore, sostieni, Signore, e allarga, Signore, allarga ancora quest'opera nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.